Ristorante in Show di Vicenza, siamo allo stand Browning con Frédéric Colombier, agente per l'Italia dei marchi Browning, Winchester e Miroku. Anche quest'anno Browning ha parecchie novità, la nuova versione della carabina X-Bolt con lo scatto piuma molto leggero e freno di bocca, poi abbiamo una versione della X-Bolt pensata per i cacciatori mancini, ma abbiamo soprattutto forse la novità più interessante che Frédéric ci spiegherà nel dettaglio, che è la A-Bolt 3, una carabina, credo Frédéric di poter dire, pensata per i giovani cacciatori. Sì, esatto, io ho piacere a parlare ai vostri telespettatori di questa carabina, nuovissima carabina, la Bolt 3, perché Browning ha pensato ai giovani cacciatori. Questa carabina qua ha tutto di una grande carabina, tenon con apertura a 45 gradi in modo di non schiacciare le dita sul cannocchiale, ha cadente, canna bruciata fatta nella fabbrica Fennerstall in Belgio, una carabina di veramente di altissimo livello. La proponiamo ai giovani cacciatori a un prezzo di circa 600 euro, quindi questo permetterà ai giovani appassionati di andare a caccia con in mano un prodotto di alta qualità a un prezzo più che giusto. Ecco, per quanto riguarda Frédéric la disponibilità di calibri, ci saranno quelli tradizionali ma oppure anche altri tipo USM? Per adesso usciamo con due calibri Magnum, due calibri standard, quindi quattro calibri per iniziare, poi l'anno prossimo verrà ampliata la proposta di calibro. Comunque questa carabina sta per trovare un posto importante nel panorama delle carabine rigate in Italia e in Europa, e noi siamo molto molto fieri di proporre questa carabina a tutti i tiratori che vogliono avere un attrezzo di qualità a un prezzo veramente conveniente. Ecco, ripetiamo il prezzo, perché mi sembra che al di là delle caratteristiche tecniche che sono quelle che Browning può garantire, il prezzo è veramente molto aggressivo. Sì, 600 euro al pubblico. Dalla canna rigata alla canna liscia, siamo sempre nello stand BVMI, Browning, Winchester, Miroku, con Frédéric Colombier. Una delle grandissime novità di, direi ormai Frédéric, quasi un paio di anni fa, un pochino meno. Un paio di anni fa, sì. Il rilancio di una delle armi che ha fatto la storia, sì, del marchio Browning, cioè il B25, che nella sua ultima versione è il B725. Esatto, la settima versione. Esatto. Con tutta una serie di innovazioni tecniche che oggi vengono riproposte nella versione del calibro 20. Sì, esatto. Ricordo che Browning ha inventato e creato il B25 nel 1925, questa è la settima versione, ed il calibro 20, il calibro 12 è stato messo sul mercato mondiale, quindi italiano, due anni fa. Questo è il modello calibro 20, dove ritroviamo tutti i punti forti del fucile, cioè la canna FN con dei strozzatori DS, sono dei strozzatori interni lunghi, e la canna è backbore, quindi sovralesata, ovviamente a prova di palline d'acciaio. La chiusura Browning che fa di questo fucile quello che c'è di più serio e affidabile sul mercato. Poi il piacere di avere un fucile leggero, molto slanciato, come lo consente il calibro 20. Ecco, ti volevo chiedere, tu ovviamente non conosci soltanto il mercato italiano, conosci molto bene quello francese, quello europeo in genere, il cacciatore italiano e il calibro 20, dal punto di vista di Browning è un mercato interessante, ci sono i numeri in Italia per puntare su un calibro di questo tipo? Io penso che il mercato italiano è un mercato di punta, quello che succede in Italia spesso accade dopo in Europa e negli altri paesi, quindi di solito il mercato italiano fa tendenza. Comunque una tendenza forte in Italia che adesso si ritrova ovunque in Europa, e il piacere che il cacciatore hanno a utilizzare dei piccoli calibri, soprattutto il calibro 20. Quindi era giusto per noi proporre questo fucile in calibro 20. Ecco, il mercato italiano è anche un mercato molto particolare, soprattutto per quanto riguarda il sovrapposto. Tantissimi marchi italiani producono sovrapposto.
se tu dovessi convincere un cacciatore italiano a comprare il B725, su che cosa punteresti per convincerlo? Sicuramente sulla qualità, sicuramente qualità dell'acciaio, qualità della finizione, qualità della meccanica, qualità della canna, qualità balistica. Quindi io punto assolutamente su quello che ha fatto la storia del gruppo Browning da 125 anni ormai, cioè la qualità dei nostri prodotti. Quindi la sfida ai prodotti italiani è lanciata. Qui sullo stand abbiamo questo gran piacere di incontrare tanta gente che ci dice aver affidato il suo fucile al figlio. Sono i fucili che attraversano le generazioni.